La mia storia fotografica è una storia fotografica di reporter che a un certo punto si è trovato a fare la moda. La moda è sicuramente stata influenzata dalla mia maniera di fare il reportage e probabilmente dopo anche il mio reportage è stato influenzato dal fare la moda. Per cui alla fine io penso che le foto di Marpessa e le mie foto della Sicilia siano due facce dello stesso Ferdinando Sciano. Queste fotografie sono l'inizio del mio fare la moda, no, non l'avevo mai fatta, non sapevo che cosa significasse fare il fotografo di moda. E l'ho fatta come ho sempre fatto il resto, ho messo la modella nel contesto della vita, con un certo senso di colpa perché questo significava in un certo senso modificare la realtà. Poi ho capito che invece bastava guardarsi intorno e che quell'introduzione della modella nel teatro, delle cose in cui avevo fatto la fotografia, produceva delle storie. E quindi sono tornato a fare il reporter durante la moda. C'era un ragazzino che mi pigliava in giro facendo le fotografie con una scatola di fiammiferi. E allora io dicevo a Marpessa, posa per lui. Ecco, e nasceva una storia. L'idea della fotografia di moda come una specie di metateatro della fotografia di reportage.